Sagra dell'anno di San Ponso, festeggiano i 20 anni, ma un attimo fa ha detto che in realtà sarebbero 22, perché? Discorso, festeggiamo 20 anni, però ne abbiamo persi due per la strada per causa coronavirus. Quindi per noi sono 20, ma in realtà sono 22 che è nata la sagra. Quindi è come se il tempo si fosse fermato. Causa forza maggiore abbiamo dovuto fermarci, come tutti in giro. Com'è nata questa bellissima sagra? Questa sagra è nata perché il paese di San Ponso lo chiamano il paese dei ranieri ed è uscita quest'idea qua e abbiamo creato questo avvenimento, perché prima facevamo Halloween, che era il classico che l'avevamo già inventato ai tempi nel 1995. E poi non ci bastava e tramite tutti i ragazzi, perché grazie a loro sono riusciti a tenere, poi vedete anche voi con l'esito delle... Qua il più giovane sono io, il più... Sì, è veramente una sagra apprezzatissima, buonissime rane, intrattenimento, divertimento. Poi abbiamo cercato sempre di dare tutto quello che avevamo, con le nostre forze naturalmente, però c'è un esito positivo dalla presenza della gente. Quello che c'è è che, cioè, purtroppo noi il paese è piccolo, arrivano tutti da fuori. Questa è la prima sera di una sagra comunque ridotta come numero di giorni purtroppo quest'anno, ma comunque intensa come programma. Senza andare nel dettaglio, che cosa accadrà in questi giorni? E in questi giorni accadrà di tutto, potrebbe accadere, diciamo. Vi aspettiamo soprattutto domenica sera, che c'è una serata spettacolare con Radio Gran Paradiso, con i sciottini di vodka gratis per tutti. Questa è una delle cose, oltre alle buonissime rane, non solo rane per chi non le mangia, quindi può venire comunque a mangiare, divertirsi, ascoltare musica. E poi abbiamo raduni, auto, moto d'epoca, abbiamo mercatino, artigiani, produttori e quest'anno anche il fritto misto. Sì, diciamo che quest'anno c'è la novità del fritto misto, ma speriamo soprattutto che il tempo ci accompagni, perché a quanto sembra dovrebbe far brutto purtroppo, però comunque noi siamo sempre qua, belli, forti e carichi. Si possono sia cantare che ballare a ritmo di cumbia. Forza ragazzi, vent'anni ho preso la chitarra e suono.